ad essere, a riscuotere una tassa completamente diversa. Qui abbiamo anche il grigio, non so se lo conoscete, il grigio di Carrara che si chiama Bardiglio. Eh? Sì, ne abbiamo visto uno lì, un blocco di grigio l'ho visto. Bravo, quello è il Bardiglio. Una volta c'era anche il nero a colonnata, cosa che oggi il nero è finito. Ci sono delle piccole nicchie e dove si va a prenderlo? Nello Zimbabwe, si va, andava a prenderlo in Belgio, il nero assoluto, anche lì le cave sono il nero, il marmo nero. Questi sono tutti residui, cosa sono? Quale? Questi qui sono tutti detriti portati lì e messi lì dopo l'inondazione che c'è stata l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto un'inondazione, qui era bloccata tutta questa strada. Sì, poi hanno pulito con le ruspe e hanno accantonato il detrito. E rimangono lì ovviamente. Piano piano lo porteranno via, si spera. Allora, ecco. Ma io vedo che lì la montagna è tutta polverosa, lì là davanti. Davanti a noi qui siamo nella zona, qui, Fossa Cava. Ci sono dei reperti dell'epoca romana. Lo vedete, lì stanno facendo una strada per arrivare fino a Fossa Cava. Dietro invece vedete i cosiddetti ravaneti. I ravaneti che cosa sono? I detriti di marmo che una volta non vendevano e quando pulivo la cava cosa facevo? Lo gettavo sulle pendici della montagna e rimaneva in loco. Quindi questi detriti che vedete sono ravaneti dove sopra sono state fatte le strade di arroccamento per i camion che vanno direttamente